europea è molto decisa, ferma. Chiaramente ricorreremo a tutte le risorse per coltivare un dialogo costruttivo con la Turchia, ma chiediamo anche che ci sia una chiarezza di posizioni per quanto riguarda appunto tutti i rapporti con gli Stati membri, anche bilaterali, degli Stati membri dell'Unione Europea. E a questo proposito torneremo ad aggiornarci entro la fine dell'anno, appunto per monitorare questa situazione e per far sì che il rapporto tra Stati membri e Turchia si possa svolgere nel modo più corretto possibile. Abbiamo anche deliberato una ferma presa di posizione per quanto riguarda la Bielorussia. Vogliamo che le autorità governative prendano atto che le elezioni che sono svolte non sono assolutamente soddisfacenti, credibili, non rispondono agli standard internazionali democratici. Quindi vogliamo che ci sia un percorso chiaro e ci sia una rapida evoluzione verso delle elezioni libere, credibili. Pretendiamo che siano rispettati i diritti anche di tutti coloro che manifestano, protestano in modo pacifico. Siamo disponibili a elaborare un piano economico di sostegno per ovviamente offrire a un'economia, quella bielorussa in forte difficoltà, un sostegno europeo e ovviamente a beneficio di tutti i cittadini bielorussi e della società civile, ma chiaramente pretendiamo anche qui che le autorità prendano atto della situazione e diano segnali chiari e concreti. Nel frattempo abbiamo adottato anche misure sanzionatorie nei confronti di alcune personalità bielorusse. E poi infine, per quanto riguarda il conflitto Nagorno-Karabakh, auspichiamo assolutamente una de-escalation. Tutti i soggetti coinvolti devono evitare una spirale di violenza, un conflitto militare che ovviamente non può giovare a tutte le popolazioni interessate, non giova a nessuno, e dobbiamo soprattutto evitare che ci siano interventi esterni che possano complicare ancora di più e cristallizzare questo conflitto. Adesso entriamo per la seconda giornata. Grazie.